Il piccolo Matteo, un bambino di 2 anni proveniente dal Piemonte, è stato trovato privo di sensi nella piscina di casa nell'area dell'Astigiano. Oggi purtroppo si è spento presso l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era stato ricoverato dal fatidico giorno dell'incidente, il 31 luglio. Le sue condizioni erano state subito classificate come critiche nonostante gli sforzi degli operatori medici. Il piccolo non è mai riuscito a riprendersi. Per una settimana intera ha lottato per la vita nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico torinese, collegato a dispositivi medici vitali. Nelle ultime ore il piccolo è deceduto, lasciando nel profondo dolore i suoi genitori, che avevano custodito speranze fino all'ultimo istante.